Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica, lei come commenta questa figura? Che non sono contento, che però era un gioco ormai già fatto, si sapeva, visto e considerato che il nostro Presidente del Consiglio aveva investito tutta la sua credibilità politica su questo personaggio che appartiene alla Prima Repubblica, che noi avevamo un nome forte, avevamo un nome che poteva essere condiviso, avevamo un nome che non appartiene a quella politica che noi stiamo combattendo, quella vecchia politica, tutto quello che rappresenta anche il periodo più buio della nostra Repubblica. E poi la cosa che mi dispiace ancora una volta è il fatto che i nostri colleghi, ex colleghi d'avventura di Forza Italia e di Nuovo Centrodestra ancora una volta si siano piegati ai diktat del Presidente del Consiglio. La finta astensione di Forza Italia ci crede solo Berlusconi e i suoi quattro colonnelli che gli fanno credere di essere ancora il potente di turno. Nuovo Centrodestra ce lo aspettavamo e di conseguenza l'elettore di centrodestra deve capire che se vuole essere ben rappresentato da persone che non lo tradiscono, forse in questo momento la Lega è l'unico che rappresenta questo tipo di elettorato.